anni, molti anni dopo, lui non voleva quasi stamparlo, quindi ritornando un po' a quella che era la sua forma originaria, cioè quella della conferenza. Credo che la cosa fosse bella che noterete e con quale profondità e semplicità un signore che sta a 12.000 km di distanza legge in una maniera assolutamente libera rispetto a noi che abbiamo tante sovrastrutture scolastiche, dire, per forza di cose, il nostro poema, il poema che poi scopro che la mia amica Camelia che metterà in mezzo a queste parole dei brani di violino, che è bulgara, e nei programmi scolastici della Bulgaria, me l'ha detto stasera, io non lo sapevo, voglio dire, ed è obbligatorio, voglio dire, lo studio di Dante, così come lo è in tante altre nazioni, in tante altre scuole. Bene, allora, se tu mi Camelia, noi. Questo per semplicemente per dirvi che, siccome mi è capitato molto spesso, per esempio davanti agli studenti, che mi dicano: perché ti piace così tanto Dante? Ma guardate che non sono io, è Borges, un po' che la gente si confonde, pensando che sia io ad amare in modo così sconsiderato questo autore. Io sì, ma le parole sono sue. Bene, immaginiamo in una biblioteca orientale una illustrazione di molti secoli fa, forse è araba, e ci dicono che vi sono raffigurati tutti i racconti delle Mille e una Notte, forse è cinese e sappiamo che illustra un romanzo con centinaia o migliaia di personaggi. Nel tumulto delle sue forme qualcuna richiama la nostra attenzione, poi da questa passiamo ad altre, declina il giorno, la luce si attenua. E man mano che penetriamo nell'incisione, comprendiamo che non c'è cosa sulla terra che non sia anche lì. Ciò che fu, ciò che è, ciò che sarà, la storia del passato e quella del futuro, le cose che ho avuto e quelle che avrò, tutto questo ci aspetta in qualche angolo di quel tranquillo labirinto. Ecco, io ho immaginato un'opera magica, una illustrazione che sia anche un microcosmo. Ebbene, il poema di Dante è questa illustrazione di vastità universale. Thank you.
una sfera immobile. Al centro dell'emisfero boreale, che è quello consentito agli uomini, c'è la montagna di Sion. A 90 gradi dalla montagna, a oriente, un fiume muore, il Gange. A 90 gradi dalla montagna, a occidente, un fiume nasce, l'Ebro. L'emisfero australe è di acqua e non di terra ed è stato vietato agli uomini. Al centro c'è una montagna antipode di Sion, la montagna del Purgatorio. I due fiumi e le due montagne equidistanti inscrivono nella sfera una croce. Sotto la montagna di Sion, ma molto più vasto di questa, si apre fino al centro della terra un cono capovolto, l'inferno. Diviso in cerchi decrescenti simili ai gradini di un anfiteatro, i cerchi sono nove, e rovinosa e atroce è la loro topografia. Al vertice del cono c'è Lucifero, il vermo reo che il mondo fora. Una crepa, aperta nella roccia dalle acque dell'Ede, mette in comunicazione il fondo dell'inferno con la montagna del Purgatorio. Questa montagna è un'isola. Sui suoi fianchi digradano terrazze che rappresentano i peccati mortali e sulla vetta fiorisce il giardino dell'Eden. Nove sfere concentriche ruotano intorno alla Terra. Le prime sette sono i cieli planetari, i cieli della Luna, di Mercurio, di Venere, del Sole, di Marte, di Giove, di Saturno. L'ottava è il cielo delle stelle fisse, la nona il cielo cristallino, detto anche primo mobile. Questo è circondato dall'empire, dove la rosa dei giusti si apre incommensurabile intorno a un punto che è Dio. Paul Claudel ha scritto, in una pagina indegna di Paul Claudel, che gli scenari che ci attendono dopo la morte fisica ma non assomiglieranno affatto a quelli che Dante ci mostra nell'inferno, nel purgatorio, nel paradiso. Ma Dante sicuramente sarebbe stato d'accordo con lui. Ideò la sua topografia della morte come un artificio imposto dalla scolastica e dalla struttura del poema. L'astronomia tolemaica e la teologia cristiana descrivono l'universo di Dante. Però nella osservazione di Claudel noi possiamo scorgere una prova della intensità dell'opera dantesca. Il fatto che mentre leggiamo il poema, o una volta letto, noi tendiamo a pensare che Dante immaginasse l'altro mondo esattamente come lo rappresenta. Fatalmente noi crediamo che Dante immaginasse che da morto si sarebbe ritrovato di fronte alla montagna rovesciata dell'inferno, o alle balze del purgatorio, o ai cieli concentrici del paradiso, e per di più che avrebbe parlato con ombre dell'antichità classica, e che queste avrebbero conversato con lui in terzine e in italiano. Ma evidentemente è assurdo. Anche il lettore, se ci pensasse, si accorgerebbe che è assurdo. Allora, l'osservazione di Claudel, dunque, non si riferisce a quello che i lettori pensano, ma a ciò che sentono. E tuttavia questa ingenua convinzione, la convinzione che stiamo leggendo un racconto veridico, io credo che sia estremamente vantaggiosa, serve a lasciarsi prendere dalla lettura. Ora, io consiglierei di dimenticare le discordie tra Guelfi e Ghibellini, di dimenticare la filosofia scolastica, di dimenticare le allusioni mitologiche o i versi di Virgilio che Dante ripete a volte migliorandoli, per quanto già eccellenti siano in latino. Ebbene, perlomeno all'inizio, a tenersi al racconto, io penso che non si possa non fare. Quando ero giovane, tutti disprezzavano la poesia narrativa, la definivano aneddotica, dimenticando che la poesia inizia come narrativa, perché alle sue radici c'è l'epica, il genere poetico, che è narrativo. Nell'epica c'è il tempo, c'è un primo, un mentre e un poi, e nella poesia c'è tutto questo. Noi entriamo dunque nel racconto, e lo facciamo in modo quasi magico. Oggi uno scrittore che vuole raccontare qualche cosa di soprannaturale è una persona incredula, che si rivolge a lettori increduli, e deve quindi preparare il soprannaturale. Ma Dante non ne ha bisogno. Nel mezzo dei cammini di nostra vita mi ritrovate con la stessa natura. Ora la selva. La selva sarà pure allegorica, ma noi crediamo alla sua fisicità. Quando assistiamo ad una rappresentazione teatrale, sappiamo benissimo che sul palcoscenico ci sono uomini mascherati che ripetono le parole che Shakespeare o Ibsen o Pirandello hanno messo loro in bocca, e pur tuttavia
noi ci convinciamo che quelli non sono uomini mascherati, che quell'uomo mascherato che monologa lentamente nell'anticamera della vendetta è realmente Amleto, il principe di Danimarca. Cioè, ci abbandoniamo alla finzione. Al cinema poi. Al cinema il meccanismo è ancora più curioso. E sì, perché quelle che vediamo sullo schermo non sono nemmeno persone mascherate, ma fotografie di mascherati. E pur tuttavia, finché dura la proiezione, noi crediamo alla loro realtà. Nel caso della commedia è tutto talmente vivido che alla fine noi ci convinciamo che Dante credesse davvero nel suo altro mondo. Ma caro signore, ma i 9 cieli rotatori, i 9 cerchi dell'inferno, l'emisfero australe fatto d'acqua, ma tutto questo risponde ad una cosmologia antiquata. Il purgatorio, il purgatorio poi è tanto irreale quanto la montagna su cui Dante lo può. Ma Dante non si propone di stabilire la vera o verosimile topografia dell'altro mondo, ma d'altronde l'ha affermato lui stesso nella famosa epistola a Can Grande, redatta in latino. Scrive che il soggetto della commedia è letteralmente lo stato delle anime dopo la morte e allegoricamente l'uomo che per i suoi meriti o demeriti si fa creditore dei castighi o delle ricompense divine. Inoltre Dante rappresenta uomo, Beatrice la fede e Virgilio la ragione. Ora, ben più grave dell'accusa di crudele è quella che formula Nietzsche nel Crepuscolo degli Idoli. E acconiamo questo giudizio in quello sciocco epigramma che definisce Dante la iena che verseggia sulle tombe. Ora, a parte il fatto che la iena che verseggia è una contraddizione, ma la definizione, come si può facilmente vedere, è più enfatica che ingegnosa e deve la sua fama, la sua eccessiva fama, al fatto che formula in una maniera irriguardosa e violenta una opinione purtroppo diffusa, una ragione tecnica, spiega la durezza e la crudeltà di cui Dante è stato accusato. La nozione panteista di un Dio che è tutto l'universo, di un Dio che è ciascuna delle sue creature e il destino di queste creature, è forse un'eresia o un errore se noi la applichiamo alla realtà, ma è indiscutibile se è applicata al poeta e alla sua opera. Il poeta è ciascuna delle creature del suo mondo fittizio, è ciascun soffio, ciascun particolare. Uno dei suoi compiti, non il più facile, è occultare o dissimulare questa onnipresenza. Il problema diviene particolarmente arduo nel caso di Dante, obbligato dal carattere stesso del suo poema ad aggiudicare la gloria o la perdizione senza che i lettori possano avvertire che la giustizia che emette la sentenza è alla fin fine lui stesso. E per raggiungere questo scopo Dante si incluse nella commedia come personaggio, facendo in modo che le sue reazioni non coincidessero o coincidessero solo di rado con le decisioni divine. Ora, se Dante avesse sempre coinciso con il Dio che immagina, noi noteremmo la falsità di quel Dio, che altro non sarebbe che una replica di Dante. Thank you.
Ora, stabilita la struttura generale del suo libro, Dante pensò che questo avrebbe potuto degenerare in un vano catalogo di nomi propri o in una descrizione topografica se non l'avessero animato i racconti delle anime. E questa convinzione lo spinse a collocare in ciascuno dei cerchi, per esempio, del suo inferno, un reprobo interessante e non troppo remoto. Naturalmente, conveniva che le confessioni fossero patetiche e potevano esserlo senza rischio, e sì, perché l'autore, incarcerando i narratori nell'inferno, era libero da qualsiasi sospetto di complicità. Ora, io non ho letto, nessuno ha letto tutti i commenti alla commedia, ma ho l'impressione che nel caso del famoso verso 75 del penultimo canto dell'inferno, questi commenti abbiano creato un problema. Un problema che nasce da una confusione tra arte e realtà. In quel verso, Ugolino da Pisa, dopo aver raccontato della morte dei figli nel carcere della fame, dice che la fame poté più che il dolore, poscia, più che il dolore poté il digiuno. Ora, da questo rimprovero, io devo escludere i commentatori antichi per i quali il verso non è problematico, dato che tutti interpretano che la fame e non il dolore poté uccidere Ugolino. Alcuni invece dei moderni interpreti hanno fantasticato che Ugolino finisse cibandosi della carne dei suoi figli. Luigi Pietrobono dice che il verso è volutamente misterioso. Il problema storico se Ugolino della Gherardesca abbia esercitato nei primi giorni del febbraio del 1289 il cannibalismo è evidentemente insolubile. Il problema estetico, letterario, è di tutt'altra natura e si può enunciarlo così. Dante ha voluto che pensassimo che Ugolino, l'Ugolino del suo inferno, non quello storico, mangiò la carne dei figli? Ecco, ebbene, io arrischierò la risposta. Dante ha voluto non che lo pensassimo, ma che lo sospettassimo. L'incertezza è parte del suo disegno. Ugolino rode il cranio dell'arcivescovo. Ugolino sogna i cani dalle zanne aguzze che dilaniano i fianchi del lupo. Ugolino, mosso da dolore, si morde le mani. Ugolino ascolta i figli offrirgli inverosimilmente la loro carne. Ugolino li vede ad uno morire. Ugolino diventa cieco e parla con i suoi morti e piange di tasto nell'ombra. Ugolino, pronunciato l'ambiguo verso, torna a rodere il cranio del fratello. Tali atti suggeriscono o simboleggiano il fatto atroce, assolvono ad una duplice funzione. Noi li crediamo parte del racconto e sono profezie. Robert Louis Stevenson dice che i personaggi di un libro sono sequele di parole. A questo, per quanto blasfemo possa sembrare, si riducono Achille e Berghild, Robinson Crusoe e Don Chisciotte. A questo anche i potenti che ressero la terra. Di Ugolino possiamo dire che è una trama verbale che consiste in una trentina di terzine. Ecco, noi dobbiamo considerare in questa trama l'idea di cannibalismo? Io ripeto, noi dobbiamo sospettarla con incertezza e timore. Negare o affermare il mostruoso delitto di Ugolino è meno tremendo che intravederlo. Nel tempo reale, nella storia, ogni volta che un uomo si trova davanti a più alternative, opta per una di esse, delira e perde tutte le altre. Non è così. Non è così nell'ambiguo tempo dell'arte, che assomiglia al tempo della speranza o al tempo dell'oblio. In quel tempo Amleto è savio ed è pazzo. Nella tenebra della sua torre della fame, Ugolino divora e non divora gli amati cadaveri. E questa oscillante imprecisione, questa incertezza è la strana materia di cui è fatto. E così, con due possibili agonie, lo sognò Dante, e così lo sogneranno le generazioni. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendola a capelli del capo che gli aveva di retro guasto. Poi cominciò
tu vuochi io rinovelli, disperato dolor che il cor mi preme già pur pensando, pria che io ne favelli. Ma se le mie parole esser die insieme che frutti infami al traditor ti rodo, parlare e lagrimar vedrai insieme. Io non so chi tu sei, né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando io t'odo. Tu devi saper chi fui conte Ugolino, e questi è l'arcivescovo Ruggeri, or ti dirò perché son tal vicino, che per l'effetto dei suoi mai pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri, però quel che non puoi avere inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso. Breve pertugio dentro della muda, la qual per me ha il titolo della fame e che conviene ancor ch'altrui si chiuda, m'avea mostrato per lo suo forame più lune già, quando io feci il mal sonno e del futuro mi squarciò il velame. Questi pareva a me maestro e donno, cacciando il lupo e lupicini al monte, perché i disan veder lucca non ponno, con cagne magre, studiose e conte, gualandi con Sismondi e con Lanfranchi, s'avea messi dinanzi dalla fronte. In picciol corso mi pariano stanchi lo padre e i figli, e con l'attescane mi parea lor veder fender i fianchi. Quando fui desto innanzi la dimane, pianger sentì fra il sonno i miei figliuoli che eran con meco, e dimandar del pane. Ben sei crudele, se tu già non ti duoli, pensando a ciò che il mio cor s'annunziava, e se non piangi, di che pianger suoli? Già eran desti, e l'ora s'appressava, che il cibo ne solea essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava, e io sentii chiamar l'uscio di sotto alla orribile torre, ond'io guardai nel viso a miei figliuoi senza far motto. Io non piangea, si dentro impetrai, piangeva Nelli, e Anselmuccio mio disse: tu guardi sì, padre, che hai? Perciò non lacrimai, né risposio tutto quel giorno né la notte appresso, infin che l'altro sol nel mondo uscio. Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso, ambo le man per lo dolor mi morsi, ed ei pensando ch'io il fessi per voglia di manicar, di subito le morsi, e disser: padre, assai ci fia mendoglia, se tu mangi di noi, tu ne vestisti queste misere carni, e tu le spoglia. Quietami allora, per non farli più tristi. Lo dì e l'altro stemmo tutti muti. Ah, dura terra, perché non t'apristi? Poscia che fummo al quarto dì venuti, Gatto mi si gittò disteso a piedi, dicendo: padre mio, che non m'aiuti? Qui vi morì, e come tu mi vedi, vedio cascarli tre ad uno, tra il quinto dì e il sesto, ond'io mi diedi, già cieco, a brancolar sopra ciascuno. E due dì li chiamai poi che fur morti. Poscia, più che il dolor, potei il digiù. Thank you.
Tutto ebbe inizio poco prima della dittatura. Ero impiegato in una biblioteca del quartiere Almagro, abitavo in Cagliari la sera, a Saltezza Pueyrredon. Dovevo percorrere in lenti e solitari tramvai il lungo tratto che da quel quartiere del nord arriva fino ad Almagro sud, ad una biblioteca situata nella Avenida La Plata, Altezza Carlo Scalvi. Il caso, forse non esiste un caso, a meno che ciò che chiamiamo caso non sia la nostra ignoranza della complessa meccanica della casualità. In caso mi fece incontrare tre piccoli volumi nella libreria Mitchell, oggi scomparsa e che mi evoca tanti ricordi. Erano L'Inferno, Il Purgatorio e Il Paradiso. Sì, erano tradotti in inglese da Carlyle, o non Thomas Carlyle, di cui parlerò più tardi. Erano libri molto maneggevoli, editi da Dent. Potevo portarmeli in tasca. Su una pagina c'era il testo italiano, sull'altra il testo in inglese tradotto letteralmente. Ecco, io che escogitai questo modus operandi. Leggevo prima un versetto, cioè una terzina in inglese, poi lo stesso versetto, la stessa terzina in italiano. Continuavo così fino alla fine del canto, quindi leggevo tutto il canto in inglese e poi in italiano. Ecco, a questa prima lettura io capii che le traduzioni non possono sostituire l'originale, anche se possono essere un mezzo e uno stimolo per avvicinare il lettore all'originale. Sì, 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 soprattutto nel caso dello spagnolo. Ora, io credo che Cervantes, in un qualche passo del Don Chisciotte, dica che con due soldi di lingua toscana si può capire Ariosto. Beh, questi due soldi di lingua toscana mi furono dati dalla somiglianza fraterna fra l'italiano e lo spagnolo. Fin da allora io osservai che i versi, soprattutto i grandi versi di Dante, ma sono molto di più di ciò che significano. Il verso è, tra le molte altre cose, una intonazione. Una accentazione spesso intraducibile. Io lo osservai fin dal principio. Quando giunsi alla sommità del purgatorio, quando giunsi al paradiso terrestre, deserto, lì, nel momento in cui Dante è abbandonato da Virgilio e si trova solo e lo chiama, lì io sentì che potevo leggere direttamente il testo italiano. Guardate l'inglese solo di tanto in tanto. Io lessi tre volumi così. Durante quei lunghi viaggi in tramvai. Ora io ho letto molte volte la commedia, a dire il vero io l'italiano non lo so, a dire il vero io non so altro italiano che quello che mi ha insegnato Dante, quello che poi mi ha insegnato Ariosto quando più tardi ho letto Il Furioso. Ora, Milton è stato paragonato a Dante, ma Milton non ha che una sola musica. È quello che in inglese si definisce uno stile sublime. La sua musica è sempre la stessa, al di là delle emozioni dei personaggi. In Dante invece, come in Shakespeare, la musica segue le emozioni. L'intonazione e l'accentazione sono ciò che conta di più. Ogni frase deve essere letta e viene letta ad alta voce. Pure io dico viene letta ad alta voce, perché quando siamo di fronte a versi davvero grandi, davvero mirabili, noi tendiamo a farlo a voce alta. Un buon verso non consente che lo si legga a bassa voce o in silenzio. Se possiamo farlo, non è un verso valido. Il verso esige la declamazione. Il verso ricorda sempre di essere stato un'arte orale prima di essere un'arte scritta. Il verso ricorda sempre, mia cara, di essere stato un canto.
romanzo contemporaneo, un romanzo contemporaneo ha bisogno di 500-600 pagine per farci conoscere un personaggio, sempre che riusciamo a conoscerlo. A Dante invece basta un solo momento. In quel momento il personaggio è definito per sempre, vive in un atto, in una parola, non serve di più. È una parte di un canto, ma quella parte è Dante. Carlyle, Thomas Carlyle, dice che due sono le caratteristiche di Dante, naturalmente sono molte di più, ma due sono le essenziali: tenerezza e rigore. Perché tenerezza e rigore non si escludono, non sono così. Da un lato c'è l'umana tenerezza di Dante, dall'altro la consapevolezza di essere abitanti di un mondo rigoroso retto da un ordine, e quest'ordine è di competenza dell'altro. Prendiamo per esempio l'episodio più famoso dell'Inferno, quello del quinto canto, quello di Paolo e Francesca, no? Dante e Virgilio arrivano al secondo cerchio, se non ricordo male, quello dei lussuriosi, dove sono puniti i lussuriosi. Qui vedono un turbine di anime e sentono il fetore del peccato, il fetore del castigo. Vi trovano grandi nomi illustri, ma Dante vede due che non conosce, appartenenti al mondo contemporaneo, e vuole conoscerli, Paolo e Francesca. Sa che sono morti adulteri, li chiama ed essi accorrono. Dante dice: quali colombe dal desio chiamate. Ci troviamo di fronte a due reprobi, ma Dante li paragona a due colombe richiamate dal desiderio. Perché? Perché ci deve essere sensualità anche nei dettagli, anche nell'essenziale della scena. Francesca, che è la sola a parlare, Paolo non può farlo, lo ringrazia per averli chiamati e gli rivolge queste parole patetiche: se fossi amico il re dell'universo, noi lo pregheremmo. Oh, dice il re dell'universo perché non può dire Dio, che non è vietato nell'inferno e nel purgatorio. Se fossi amico il re dell'universo, noi lo pregheremmo per la tua pace, poiché tu hai pietà dei nostri mali. Ora Francesca racconta la sua storia, e la racconta due volte, la prima con riserva, ma insistendo sul fatto che continua ad amare Paolo. Il pentimento è vietato nell'inferno. Francesca sa di avere peccato, ma continua ad essere fedele al suo peccato, e questo le dà una grandezza eroica. Dante ha una curiosità. Amor condusse noi ad una morte. Paolo e Francesca sono stati assassinati insieme, ma a Dante non interessa l'adulterio, né in che modo furono scoperti e giustiziati. Gli interessa sapere qualche cosa di più intimo. Gli interessa sapere come si innamorarono, come si accorsero di essere innamorati, come giunse il tempo dei dolci sospiri. È questo che Dante vuole sapere, e fa la domanda. Francesca allora gli rivela che un giorno per diletto stavano leggendo di Lancillotto e di come l'amore lo affliggeva. Erano soli e non sospettavano nulla. Cosa non sospettavano? Non sospettavano di essere innamorati. E stavano leggendo una storia della Matière de Bretagne. Fu un libro, fu uno di quei libri a rivelare a Paolo e Francesca il loro amore colpevole. Ebbene, Francesca racconta che a volte arrossivano, ma che ci fu un momento quando leggemmo il disiato riso nel quale fu baciata da tanto amante, e questo che mai si separerà da me mi baciò la bocca tutta tremante. C'è qualcosa che Dante non dice, ma che si avverte per tutto l'episodio, che forse gli dà la forza che ha. Sì. Con una infinita pietà Dante ci racconta il destino dei due amanti, e noi sentiamo che prova invidia per quel destino. Paolo e Francesca sono nell'inferno, lui si salverà, ma loro si sono amati, mentre lui non ha ottenuto l'amore della donna che ama. E in questo deve sentirci anche una sorta di vanto, sì, una sorta di vanto, deve sentirlo così, come qualcosa di interribile, perché lei è per sempre assente da lui, solo e forse umiliato. Invece quei due reprobi stanno insieme,
stanno insieme, non possono parlarsi, turbinano nel nero mulinello senza alcuna speranza, nemmeno quella che le sofferenze possano cessare, ma stanno insieme. Sono uniti per l'eternità, condividono l'inferno. Ma questo a Dante deve essere sembrato anche una sorta di paradiso. Poscia che io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e i cavalieri, pietà mi giunse e fu quasi smarrito, e cominciai: poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sì al vento esser leggeri, ed egli a me: vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allora li priega per quell'amor che i mena, ed egli verranno. Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aure dal voler portate, codali uscir della schiera ovedito a noi, venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fossi amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di ciò che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per aver pace, o seguaci sui. Amor ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor che nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor mi fuor porte. Quando io intesi quell'animo offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò a costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parla io, e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi al tempo dei dolci sospiri a che e come concedette amore, che conosceste i dubbiosi disiri, ed ella a me: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto, come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella rettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso. La bocca mi baciò tutto tremante, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti, mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sicché di pietate io venni me, così come io morisse. Come corpo morto, cade.
Sempre di fronte a se stesso. L'episodio più alto della commedia si trova per me nel 26esimo canto dell'Inferno, è l'episodio di Ulisse. Anni fa io scrissi un articolo intitolato L'Enigma di Ulisse, lo pubblicai, poi l'ho perso e ora cercherò di ricostruirlo. Io credo che si tratti dell'episodio più enigmatico della commedia e forse del più intenso. Dante e Virgilio arrivano a una bolgia, credo sia l'ottava, quella dei consiglieri fraudolenti. Qui vedono dall'alto molti fuochi e dentro i fuochi, dentro le fiamme, nascoste le anime dei fraudolenti, nascoste perché operarono di nascosto. Virgilio cita due nomi illustri, Ulisse e Diomede. Sono lì perché insieme ordirono lo stratagemma del cavallo di Troia. Dante vuole conoscerli ed esprime a Virgilio il suo desiderio. Allora Virgilio li invita a raccontare come morirono e parla la voce dell'invisibile Ulisse. Ulisse non ha volto, è dentro la fiamma. Ecco che noi arriviamo a qualche cosa che ha del prodigioso, alla creazione da parte di Dante di una leggenda superiore a quante ne contengano l'Odissea e l'Eneide, o a quante ne conterrà un altro libro in cui ritroviamo Ulisse sotto il nome di Sinbad il marinaio, Le mille e una notte. La leggenda fu suggerita a Dante da diverse credenze, sì, innanzitutto quella secondo cui la città di Lisbona era stata fondata da Ulisse e da quella che sosteneva l'esistenza nell'Atlantico delle isole fortunate. Di tutto questo Dante dovette avere una qualche notizia, ma l'importante è ciò che fece di queste leggende, diede vita a qualcosa di profondamente nobile. Ulisse lascia Penelope, chiama i suoi compagni e, per quanto vecchi e stanchi, gli propone un'impresa nobile: oltrepassare le colonne d'Ercole per conoscere l'emisfero australe. Essi lo seguono e fanno ali dei loro remi. Ora, è curioso che questa metafora, ali dei loro remi, si trovi anche nell'Odissea che Dante non poté conoscere. Dunque navigano e si lasciano alle spalle Ceuta e Siviglia, si spingono in mare aperto e virano a sinistra. A sinistra? Sul lato sinistro? Nella commedia significa il male. Sì, per scendere all'inferno si va a sinistra, per salire al purgatorio si va a destra. Navigano per 5 mesi e finalmente vedono terra. Vedono una montagna bruna per la distanza, una montagna più alta di quanta ne avessero mai viste. Ulisse dice che l'allegria si muta in pianto perché dalla terra soffia un turbine e la nave si inabissa. Quella montagna è il purgatorio, come poi si capirà in un altro canto. Bene. Noi arriviamo a questo terribile momento e ci domandiamo perché Ulisse sia stato punito. Evidentemente non per l'inganno del cavallo,
visto che il momento culminante della sua vita, quello che lo ricollega a Dante ed anche a noi, è un altro. È questa impresa generosa, audace, di volere conoscere il proibito, l'impossibile. Noi ci domandiamo perché questo canto abbia tanta forza. Ora, prima di rispondere, io vorrei ricordare una cosa che nessuno ha mai segnalato, che io sappia, riguarda un altro grande libro del nostro tempo, un grande poema del nostro tempo, Moby Dick di Herbert Melville. Lì si racconta l'insensata impresa del mutilato capitano Ahab che vuole vendicarsi della balena bianca. Alla fine la trova e la balena lo affonda. Il grande romanzo concorda esattamente con la fine del canto di Dante. Il mare si chiude sopra di loro. Salvo che Ahab non è spinto da nobile impeto, ma da desiderio di vendetta. Ulisse, invece, agisce come il migliore degli uomini. Ulisse invoca una ragione giusta che ha a che fare con l'intelligenza e viene punito. Allora io credo che l'unica spiegazione valida sia questa. Dante sentì che Ulisse in qualche modo era lui stesso. Io non lo so se lo sentì in modo cosciente, e poco importa. Ma in una qualche terzina della commedia dice che a nessuno è dato conoscere i giudizi della provvidenza. Noi non possiamo anticipare il giudizio della provvidenza, nessuno può sapere chi sarà condannato e chi salvato, ma lui ha osato anticipare per mezzo della poesia quel giudizio. Ci mostra condannati e ci mostra eletti. Doveva sapere che così facendo correva un pericolo. Non poteva ignorare che stava sovrapponendosi alle indecifrabili provvidenze di Dio. Ecco, per questo il personaggio di Ulisse ha la forza che ha, perché Ulisse è uno specchio di Dante, perché Dante sentì che forse anche lui avrebbe meritato un simile castigo. Aveva scritto il poema, ma aveva anche infranto le misteriose leggi della notte, del Dio, della divinità. Poi che la fiamma fu venuta qui, ove parve al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare udivi. O voi che siete due dentro ad un fuoco, sì, o meritai di voi mentre io vissi, sì, ne oritai di voi assai o poco, mentre nel mondo gli alti versi scrissi, non vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi, mormorando, pur come quella cui vento affatica, indi la cima, qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse, quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più di un anno, là presso Agaeta, prima che sì Enea la nominasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vinser poter dentro da me l'ardore che ebbi a divenir del mondo esperto e dei vizi umani e del valore, ma misi me per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi, infin la Spagna, fin nel Morocco e l'isola di Sardi e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravam vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta, ov'Ercole signò i suoi riguardi a ciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciato Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi, che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la nostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Le miei compagni fecio sì aguti con questa orazione picciola al cammino, che appena poscia li avrei ritenuti.
E volta nostra pompa nel mattino de remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino tutte le stelle, già dell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non sorgea fuor del marin suolo. 5 volte era acceso e tante casso, lo lume era di sotto dalla luna, poiché entrati eravamo nell'alto passo, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non ne aveva alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che dalla nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire giù. Come altrui pia, infin che il mar fu sovra lui richiuso.